quindi il secondo miglior tempo è quello di Domenico Mimmo Guagliardo. Eccolo qua. E il primo? Non riesco a trovare. Primo classificato è Totò Riolo. Premia direttamente il presidente Angelo Pizzuto. Allora, questa se l'hai scelta lui. Ma che cosa, ma che cosa Mimmo la doveva dire, no? Cos'era Mimmo, cos'era? Questa se l'hai scelta lui, è veramente bellissimo. Sì. Se volevo i primi tre dell'assoluta della moderna. Così facciamo il pollo. I primi tre dell'assoluta moderna, gentilmente. Dai. Io non ho il foglio, ma voi lo ricordate chi siete. I primi tre dell'assoluta, dai. Caruso, con i premi, con la coppa quella dell'assoluta, con la coppa dell'assoluto. Ernesto con il sindaco, mettiamo il sindaco naturalmente. Mettiamo insieme, questa è la classifica ufficiale. Sia delle moderne che delle storiche. Eccoli qua, signori, sono i sei vincitori ufficiali di questa quarta Floriopoli Cerda. Bellissimo quadro. Perfetto. Ora andremo a premiare i primi tre di ogni gruppo. E allora intanto premiamo il vincitore della classe, ovvero Mimmo Guagliardo. Così facciamo una foto insieme. Siamo a Matteo. Perfetto, sì. Perfetto. E allora siamo quasi in conclusione. Per quanto riguarda le storiche, la classifica di scuderia